Lo stensorio ligneo dell'artista Remo Brindisi, di proprietà del Comune dell'Aquila, realizzato nel 1983 per accogliere la Bolla del Perdono, sarà esposto a partire da giovedì 23 agosto e fino a domenica 2 settembre a Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale. Si tratta di un'iniziativa promossa dal gruppo di azione civica Iemonnanzi e connessa con il centenario della nascita dell'artista. Ha detto l'assessore di Cosimo, lo stensorio verrà prelevato da Palazzo Fibioni e condotto dai volontari dell'associazione fino a Palazzo dell'Emiciclo, con un corteo simbolico che inizierà alle 16. Nella prestigiosa sede istituzionale, recentemente riconsegnata alla città dopo un sapiente restauro, la preziosa opera d'arte verrà accolta dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. L'associazione Iemonnanzi, già dal 2016, si fece promotrice della lodevole iniziativa legata al recupero dello stensorio da Palazzo Margherita. A seguito di questa operazione, particolarmente complessa, a causa dei gravi danni riportati dall'edificio, l'opera è stata restaurata dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ed esposta a Palazzo Fibioni, attuale residenza municipale. Il suo valore artistico si unisce a quello simbolico, poiché fu realizzata nel 1983 per ospitare la Bolla del Perdono ed è pertanto profondamente legata alla storia e ai valori della perdonanza. La sua esposizione a Palazzo dell'Emiciclo, in questo periodo sede di importanti mostre, ha concluso l'assessore, durante la settimana celestiniana e sino alla rassegna jazz, vuole essere nel centenario della nascita un omaggio a Remo Brindisi, un artista profondamente legato alla città dell'Aquila, per la quale realizzò alla fine degli anni 50 anche le sculture per la processione del Venerdì Santo.